Nel pomeriggio di domenica 27 settembre, poco dopo le 17, un fiume di fango e detriti ha invaso con inaudita violenza il centro di Monteforte Irpino, comune di circa 12.000 abitanti in provincia di Avellino. Le abbondanti precipitazioni hanno portato allo straripamento del valloncello oscuro a monte del paese. Siamo andati sul luogo per mostrarvi quello che è successo. La pioggia è ancora battente. Aggiriamo le transenne e raggiungiamo la piazza principale, dove i soccorsi sono ancora all'opera. Guardate in che condizioni è ridotta la biblioteca comunale. È impressionante. L'acqua ha addirittura trascinato all'interno il copertone di un camion. Questo, invece, è ciò che resta della sede della Proloco. Non abbiamo capito niente, c'è stato un temporale, acque intense, noi stavamo al tabacchino, abbiamo visto l'acqua che scendeva da questo vicoletto, sembrava acqua che scendeva normalmente, invece è scesa una marea di acqua, detriti, fango, che si è portato tutto dietro, cioè via tutto. E infatti è arrivata con violenza inaudita di fronte a questa porta qua, alla porta della Proloco. Un po' di paura c'è stata. Ci siamo attrezzati mettendo delle pietre sotto alle ruote per non far portare via le macchine. E la gente subito si è messa a disposizione, hanno subito iniziato a togliere detriti, acqua, fango. Tutta la popolazione si è impegnata. In piazza è arrivato anche il sindaco. Ed è proprio il primo cittadino a riceverci. Ho visto cosa stava succedendo, mi sono messo subito in macchina, sono salito, ho trovato l'apocalisse. Arrivato in piazza ho trovato una bomba che ha invaso tutto il nostro paese. Poi siamo andati sul posto e di notte non è che si vedeva tanto bene, però è ceduto una costa della montagna. E questa è la nostra grande preoccupazione, perché ci sono ancora massi che potrebbero cedere e io devo pensare all'incolumità dei miei cittadini. Fortunatamente le persone non hanno subito danni. Riguardo a quello che potrebbe succedere, non lo sappiamo. Purtroppo la natura è indescrivibile. Quello che è successo ieri a Monteforte, nessuno di noi se lo sarebbe mai aspettato. Quante sono le famiglie che hanno subito danni alle proprie case e soprattutto dove hanno dormito questa notte? 5-6 famiglie. Avevamo preparato già il presidio con la protezione civile, però ogni parente li ha ospitati. Grazie alle immagini realizzate con il drone dalla Protezione Civile, che abbiamo raccolto in esclusiva e che vi stiamo per mostrare, comprendiamo l'entità del disastro naturale, che per puro caso non ha provocato feriti. Ecco il bacino in cui si è accumulato tutto il materiale di deflusso alluvionale che è venuto da monte. Questa piccola costruzione in ferro ha deviato il flusso d'acqua in due direzioni, che altrimenti avrebbe preso in pieno un fabbricato. Vedete? Proprio questo palazzo. Da questo sottopassaggio la colata di fango ha proseguito verso la piazza centrale di Monteforte Irpino. Esattamente in quel vicolo c'è la casa di Franco, che come si può notare dalle riprese è stata completamente sommersa dalla melma. Lui, soltanto per un gioco del destino, era da poco uscito per un appuntamento. Ero andato via un quarto d'ora prima, se no voglio dire non stavo qui a parlarne, penso. Quindi mi reputo fortunato. Io non ho più niente. L'acqua è arrivata fino a che È livello? arrivata qui a 1,70 e lì dentro a 1,40, perché ci stanno i gradini, era piena di melma, piena di. Fortunatamente ci stanno i figli del proprietario dell'abitazione e un mio caro amico che stanno lavorando da stamattina. Questa è. Quante persone vivevano in questa casa? Da solo? Sono 20 giorni che vivo qua. Sì. E questa notte dove l'ha trascorsa? A casa di un amico. Ho tanti amici che solidali. Mi reputo una persona fortunata, perché bastava un quarto d'ora più tardi e non lo so che cosa poteva accadere in pratica. Mi reputo fortunato. Era indescrivibile la potenza dell'acqua viste le immagini, voglio dire. Quindi poi si è creato un tappo qui, che ci stavano tre macchine in pratica che non facevano defluire le acque, quindi ha aperto il cancelletto e è andato tutto dentro, ma ci stavano tronchi d'alberi impressionanti come erano spessi. Sto recuperando qualche pantalone, qualche maglia, qualche divisa. In bocca al lupo allora, davvero.
È bastato il primo temporale autunnale per far venire tutto giù e per riportare alla memoria l'incubo vissuto a Sarno e a Quindici, che nel maggio del 1998 causò 160 morti e 360 feriti.